quinto allenamento della settimana e facciamo un richiamo con Cristiano e dove andiamo a lavorare pettorali, spalle e braccia. Allenamento lavoreremo con un range di ripetizioni più elevate rispetto agli allenamenti svolti in settimana. Staremo sulle 12, 13, 15 ripetizioni circa e faremo un lavoro di pompaggio e chiuderemo appunto il nostro lavoro settimanale. Eccomi! 1, 2, 3, 4, 2, su, 3, su, ho! In questo quinto allenamento andiamo a rilavorare per la seconda volta settimanale quei gruppi muscolari nei quali vogliamo mettere maggiore attenzione appunto per quanto riguarda il lavoro in vista delle competizioni. Cristiano Giovinazzo appunto gareggia nella categoria Man Physique e questi gruppi sono quelli che vuole maggiormente valorizzare poi sul palco a giugno. In palestra, cioè, non siamo matematici, non siamo farmacisti, cioè alla fine una ripetizione più una meno, l'importante è stare in una certa all'interno di una certa tipologia di lavoro. 8, 2, 3. Cristiano, come vedete, non arriva al blocco articolare. Questa è un'ottima esecuzione per quanto riguarda le spinte e manovre. Bravissimo, torno a attivare qua, 3, ok, bravissimo, torniamo così in frontale, 4, così è perfetto, dai, 5, quando scendi il gomito si chiude, 6, ok, so che è faticoso, dai, 7, l'allenamento 8, con i pesi secondo me è l'essenza dell'interval training, poi, e il dispendio calorico e l'innalzamento, la botta sul metabolismo che dà un allenamento del genere, un allenamento massimo intensità, dà un effetto pazzesco. Andiamo a lavorare le braccia e appunto lavoriamo bicipiti e tricipiti, in questo caso sono muscoli antagonisti, e li alleniamo a rotazione con due esercizi sui bicipiti e due esercizi sui tricipiti. 3, 4, 7, 8. Fondamentale in questa fase e mettere gli elementi giusti perché recupero, performance, crescita siano tutti ottimizzati. 2, 3, 4, 8 persone su 10 e quando entrano in palestra lo fanno soprattutto perché la mattina si svegliano, si guardano allo specchio e vogliono essere diversi. Ok. Anche qui stiamo sul minuto, un minuto e mezzo di recupero da serie a serie. Alla fine quello che conta davvero non è quanto peso sposti, ma come lo sposti e l'intensità che tu riesci ad avere durante l'allenamento. minuti intensi. Drammatici sono quelli che bastano per fare un lavoro veramente efficace. Questo è il mio pre-workout. Cicotestrine, acido alfa lipoico, sali alcalini, arginina e BCA 211. Terminato il mio workout, questo è il mio post-workout. Proteine idrolizzate, vitamina C, acido alfa lipoico, cicodestrine e fosfatilserina.